Agiri Spanagoblios, portavoce di Siriza in Italia, con Alberto Benedetti, candidato per Sì Toscana Sinistra, Tommaso Fattori presidente. L'esperienza greca è stata per la sinistra italiana un respiro d'ossigeno, una boccata d'ossigeno, e la vittoria di Siriza per noi ha significato una ripresa di voglia e di volontà da parte anche di compagni e compagne che ormai si erano rassegnati a fare la politica in Italia perché il governo Renzi, perché la vittoria di Grillo, l'affermazione di Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle e lo sfaldamento sempre maggiore della sinistra italiana. L'esperienza greca, raccontaci se possibile brevemente le vicissitudini e come si è arrivati alla determinazione di Siriza fino alla vittoria finale con Tsipras. Sì, ma la vittoria finale ancora non è arrivata, però comunque lavoriamo per questo, perché siamo in un momento di durissime trattative con l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, tutte queste istituzioni che le abbiamo nominate. E la cosa è molto semplice, noi abbiamo capito subito la dinamica della crisi, abbiamo detto che questa era una crisi politica, non era una crisi né economica né finanziaria né niente, solo che utilizzavano il debito come strumento per farci accettare praticamente la distruzione dello Stato sociale e la cancellazione dei nostri diritti democratici, politici e sociali in Grecia, ma anche nel resto dell'Europa, e per questo abbiamo detto che è una crisi europea e deve avere soluzioni europee. Non abbiamo accettato i patti con nessuno, con nessun diavolo. Ci hanno proposto perfino di fare un governo di unità nazionale per quelli che distruggevano il nostro paese. Noi abbiamo detto no, grazie, non andiamo a fare licenziamento, non andiamo a essere complici dei crimini della distruzione dello Stato sociale, vogliamo un governo di sinistra. Allora ridevano, perché avevamo 4,7%. Oggi noi governiamo il nostro paese e applichiamo queste politiche che abbiamo detto alla gente durante la campagna elettorale. Noi non abbiamo fatto nessun passo indietro e andiamo praticamente a fermare, abbiamo già fermata l'austerità. Non andremo a tagliare mai le pensioni, non andremo a tagliare mai gli stipendi, non andiamo a tagliare mai i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in Grecia, anzi abbiamo già fatto un duro lavoro dentro il Parlamento e abbiamo votato già le prime leggi, una che affronta la crisi umanitaria, altra che ripristina i diritti dei lavoratori, altri che ripristina i diritti della scuola pubblica, quelli i diritti praticamente che cancellano qua in Italia. Anche probabilmente per questo in Italia abbiamo visto qua una opinione pubblica assurda, cioè i grandi giornali, le grandi televisioni stanno contro di noi raccontando molte, molte, molte menzogne. È comprensibile, perché il regime che conduce questa battaglia in Italia per cancellare i vostri diritti praticamente non può sopportare che nel paese vicino, che malmesso dal punto di vista economico, si fanno le politiche contrarie. Noi faremo una durissima campagna nel prossimo periodo, una durissima trattativa nel prossimo periodo, fino alla fine di giugno. Noi porteremo la questione del debito, che è una cosa che riguarda direttamente l'Italia, un'altra questione importante anche per voi in Italia sono le relazioni di lavoro, andremo a trattare anche per questo, e la terza cosa ancora più importante, noi vogliamo investimenti pubblici per far ripartire la nostra economia, perché vogliamo anche un'economia ecosostenibile, non una qualsiasi economia, non un'economia delle grandi opere, non un'economia di questa corruzione che praticamente ci ha portato alla rovina. Queste sono tre cose importanti che andremo a trattare fino alla fine di giugno con le istituzioni europee, e pensiamo che se troviamo una soluzione per la Grecia, subito si apre la porta per trovare una soluzione europea. La crisi è europea e dobbiamo uscire tutti con le nostre società in piedi per il futuro. Non possiamo accettare questo cannibalismo, non possiamo accettare questa guerra dei poveri, non possiamo accettare tutto quello che succede al ribasso delle nostre vite in Europa. Se c'è una competizione che dobbiamo fare in Europa, la competizione è verso l'alto. Dove c'è il miglior sistema sanitario dobbiamo estenderlo a tutti gli europei, dove c'è la miglior scuola dobbiamo estendere a darle a tutti gli europei, dove c'è il miglior lavoro, la migliore protezione del lavoro, la migliore attribuzione al lavoro, li dobbiamo estendere a tutti gli europei. Questa è la nostra Europa, una Europa solidale di giustizia sociale e di benessere. Il resto sono veramente menzogne che non ci riguardano.
c'è un neoliberismo, ci dispiace che i socialisti, i democratici in Italia, i socialdemocratici in Germania sono diventati alleati e complici dei banchieri, dei criminali, delle borse, dei speculatori. Questa è la realtà, la dobbiamo affrontare e la dobbiamo risolvere con il voto. Dobbiamo andare alle urne per vincere, dobbiamo vincere in Toscana, dobbiamo vincere in Italia come abbiamo vinto in Grecia e dobbiamo vincere a settembre in Portogallo, a dicembre in Spagna e l'anno prossimo in Irlanda per cambiare gli equilibri in Europa. Questa è la nostra grande sfida. Argyris dice che per loro il risultato non è ancora conquistato, però loro hanno di fatto già conquistato una tappa importantissima, che è quella di aver vinto le elezioni in Grecia e di essere andati al governo della loro nazione. La sinistra italiana ancora è lontana, credo, purtroppo, da questo. Noi stiamo lavorando per creare una sinistra unita, una sinistra che possa in qualche maniera proporsi come alternativa sia alle politiche liberiste del PD, che di sinistra non c'è niente, sia alle politiche della destra xenofoba, della destra razzista, quella di Salvini, quella di Berlusconi. Noi stiamo lavorando perché una sinistra si riunisca e smetta questo percorso stupido della diaspora, di dividersi e ognuno in Italia purtroppo c'è questa moda di ognuno esce da qualche partito e dà vita a un piccolo partitino della sinistra. Il nostro progetto è un progetto che mira, che ha ambizioni alte, che ha ambizioni simili a quelle che aveva Sinti, ovvero quello di andare al governo della nazione. Noi ancora non ci siamo, però in Toscana e in altre regioni stiamo facendo percorsi importanti. In Toscana abbiamo dato vita a Sì Toscana a sinistra, con Tommaso Fattori presidente siamo riusciti davvero ad aggregare tutta la sinistra più il cosmo delle varie associazioni, movimenti, comitati che da sempre lavorano a sinistra e perseverano su politiche di sinistra. A questo abbiamo dato vita, questa per noi potrebbe essere una soluzione per arrivare ai risultati importanti che ha ottenuto Syriza in Grecia, ovvero quello di vincere. Quindi presentarsi da qui al 2018 magari alternative al PD, una sinistra forte, unita e compatta che ponga sul tavolo alternative programmatiche serie a tutela dei lavoratori, a tutela di chi oggi il lavoro non ce l'ha più, a tutela delle famiglie, per una politica seria del lavoro, di una politica seria di creazione di nuovi posti di lavoro e di uscita dalla crisi non a destra come qualcuno vorrebbe, ma da sinistra, perché solo uscendo da sinistra questa Europa, come giustamente ha detto Argyris, ha una speranza di salvarsi, altrimenti le politiche di austerità che ci vengono imposte portano solamente allo sfacello, alla miseria, all'impoverimento sempre maggiore delle popolazioni e all'arricchimento di pochi soggetti che controllano oggi l'Europa, controllano oggi l'Italia e che si arricchiscono alle spalle di chi lavora e di chi perde il lavoro.